Settembre pratese in Piazza Duomo, musica e fantasia, questa volta musiche esotiche, ancora una volta con la camerata strumentale Città di Prato diretta sul podio dal maestro Jonathan Webb. Voci impostate, niente lirica, niente Ave Marie o ritmi jazz come fu l'anno scorso, si va in Oriente. E dal pulpito di Donatello, eccolo qua, fate conto di essere su un minareto da cui il tappeto volante prende il volo per andare in Oriente, dove Scheherazade dà le mille e una notte. È la musica di Nikolaj Rimskij-Korsakov, da una fiaba appunto delle mille e una notte. Dopo l'Oriente di Scheherazade, le mille note della camerata strumentale Città di Prato ci portano in un altro spazio esotico, la Spagna, un capriccio spagnolo, anche questo del russo Korsakov. Non c'è voce umana, ma una voce c'è, e quella del violino solista di Grazia Raimondi. Questo Scheherazade appunto è la protagonista delle novelle, della raccolta di novelle Mille e una notte, e quindi il violino rappresenta questa donna incredibile che salvò moltissime altre donne, narrando le storie avvincenti al sultano ogni notte, così che non poteva essere uccisa il giorno dopo. E quindi le narra attraverso il violino, con la musica. È una voce narrante musicale. Sì, esatto, le narra attraverso il violino, il quale collega anche tutte le varie storie che sono riprese in Scheherazade, scritta da Rimskij-Korsakov, che non sarebbero collegate fra di loro, quindi fa anche da collegamento. Ed è un pezzo meraviglioso che non vedo l'ora di suonare.